Sì, in parte sì, in realtà per parlare dei rapporti che ci sono tra ragazzi, non solo con i ragazzi, con la tecnologia digitale, con i social che hanno cambiato la nostra vita e vorrei cercare di spiegare che non è tutto oro quello che luccica e quindi dobbiamo anche guardarci un po' dentro queste cose. Penso che sia questo esattamente il senso della nostra serata. Credo che anche parlare nelle scuole di come le scuole potrebbero interagire su questo argomento. Sono cose che sono nate adesso, che stiamo affrontando adesso e che quindi dobbiamo anche capire come va, perché ogni mese c'è una novità, quindi dobbiamo anche aggiornare i nostri ragionamenti alle cose che accadono. No, credo che i genitori sono responsabili per l'educazione dei figli, questa è una cosa che va da sé, quindi non do le colpe, ma credo che ognuno si debba prendere la propria responsabilità. Ha bisogno di ritirare come dire, il credito per aver partecipato all'incontro di questa sera che vale come formazione, poi avrò modo di passare. Sono... Prego signore, non succede niente in prima fila. Il peggio è già visto. Allora, io vi volevo parlare di questo perché a me e con i miei collaboratori un anno e mezzo fa in città e vedo una mensola di cristallo con sopra degli iPad. Per qualcuno questo è motivo di grande soddisfazione, quasi orgoglio. Io mi faccio delle domande. Ho imparato a fare delle cose. Non moltissime, incontrando la gente. E se tu non chiedi niente alla gente, non impari niente. E quindi parte delle cose che so è perché la gente me l'ha raccontata. Assolutamente impossibile. È una delle prime volte che... Com'era la tua vita? Profile dentro, condominioni enormi. Bene, ma quando avevi finito di studiare cosa facevi? Lei andava a pallone? No, non andavo a pallone. Quindi? No, andavo su.